È sempre più richiesta anche nell'Agrigentino la professione del sommelier. Sono circa 150 quelli formati dall'AIS. Qual è il ruolo di questa figura nel mondo del vino? C'è molta richiesta da parte di locali, di strutture alberghiere che vogliono avvalersi di questa figura. È una figura professionale che cura il servizio di sala, che cura la carta dei vini, le pratiche di servizio, l'accoglienza delle persone. È veramente uno specialista del mondo del vino che è molto ricercato, devo dire, in questo periodo. E abbiamo appena concluso il percorso di un gruppo di 60 sommelier, 58 per l'esattezza, 9 sommelier che saranno in circolo, spero, nei nostri locali. E anche ho saputo di ragazzi che già hanno avuto contatti per fare delle esperienze fuori della nostra regione. A proposito di vini, quali le nuove tendenze del mercato? I rosati prima venivano esclusivamente richiesti dai mercati stranieri, quindi diciamo che obbligavano le aziende a produrre rosato per entrare in alcuni mercati tipo quello russo, tedesco, francese. Chiedevano proprio nell'assortimento dei vini di una cantina il vino rosato, quindi andava esclusivamente per il mercato estero. Invece adesso chiedono molti a venditori dei locali nostri anche il rosato spumantizzato o rosato fermo. Una nuova tendenza è questa del rosato, una nuova tendenza che ha già qualche anno di richiesta, diciamo, nel mercato è la bollicina. La bollicina che noi come AES Agrigento abbiamo valorizzato con un evento specifico dedicato per l'appunto alla produzione spumantistica regionale che è Sicilia in Bolle, che faremo quest'anno l'1 e il 2 luglio, sempre nello splendido scenario del Madison sulla Scala dei Turchi, che è diventato oramai un appuntamento che ha una risonanza nazionale. Infatti quest'anno siamo riusciti addirittura a fare la presentazione di Sicilia in Bolle edizione 2018 al Vinitaly.